La cosa importante è far capire soprattutto alla gente di quei comuni che abbiamo attraversato da 41 anni a questa parte il significato profondo di questa manifestazione. Infatti noi ripercorriamo quelle stesse strade e quelle stesse vie che nel 1294 videro transitare Celestino, l'eremita del Morrone, quando si diresse all'Aquila, a Santa Maria di Collemaggio, dove venne eletto Papa con il nome di Celestino V, Papa Celestino V. L'emozione è grande, perché intanto tutte le volte che ci vedono transitare in questi comuni la gente ci dice: ma ancora voi siete presenti? Sì, per fortuna ci siamo ancora noi. L'unica cosa un pochino negativa è che forse il ricambio generazionale ancora non è nutrito, però noi stiamo cercando di trasmettere questo senso di euforia pure, di partecipazione a tutti questi ragazzi, con la speranza che il ricambio generazionale sia veramente importante. È un'emozione, l'inizio è stata un'emozione grande che ci ha portato fino a 41 anni. Lo faccio entusiasmo con tutto e sento tante cose belle. Rimane lasciare un messaggio ai giovani e un giorno dobbiamo lasciare noi, dovrebbero venire i giovani. È una cosa emozionante tutti gli anni. Questo fuoco rappresenta per noi un po' la pace che noi attraversiamo tutti dal Morrone, partiamo dal Morrone. E percorriamo il cammino che Celestino V nel 1294 ha percorso per arrivare fino all'Aquila per essere incoronato Papa, e noi portiamo questo fuoco, questa fiaccola che rappresenta la pace e il perdono, e attraversiamo tutti questi paesi per illuminarli, diciamo, e questo è un significato molto importante per noi giovani. E perché siamo la prossima generazione. Per noi, per me e per la mia famiglia è un grande onore. Abbiamo avuto questa possibilità di consegnare, di essere i tedofori nell'ultima parte del fuoco del perdono del 2018, e dove abbiamo consegnato proprio la fiaccola della perdonanza al sindaco Pierluigi Biondi per dare inizio alla celebrazione della perdonanza. Nel nostro percorso, che è iniziato dall'eremo di Sant'Onofrio al Morrone, abbiamo trovato sempre molte persone ad accoglierci, certo mantenendo le dovute distanze proprio dettate dal Covid, però sempre un'ottima accoglienza nei singoli paesi.